Amici di Android Blog, oggi sotto la nostra lente, unboxing di HP Slate 7. Vediamo cosa contiene la confezione. Eccoci tornati a vedere che cosa contiene la confezione. Iniziamo ad aprirla e vediamo che in primo piano c'è il nostro tablet, che cerchiamo di non farlo cadere e lo mettiamo qua in un angolo, apriamo questa piccola copertura e abbiamo. Eccoci qua. Qua metto da parte perché, come potete vedere, questa è vuota, quindi non c'è nient'altro da vedere. Abbiamo in questa piccola scatoletta la manualistica veloce, molto rapida, come potete vedere, qualche informazione. Poi, da questa parte qua abbiamo il il caricabatteria da 2 A con plug per la micro USB e infine il cavetto USB micro USB. Riprendiamo in mano il nostro tablet, facciamo un po' di spazio. Tablet che ha un'unità da 7 pollici. Intanto vi faccio vedere da cosa è composto, quindi unità da 7 pollici, dimensioni 194,7 x 122,7 x 10,7 mm di spessore, peso 342 grammi. Il processore a muovere questo tablet è un Nvidia Tegra 3 da 1,3 GHz e lo schermo è da 7 pollici 1280 x 800 pixel per una 216 ppi. Per quanto riguarda il retro, abbiamo il tastino per accensione, sblocco o spegnimento, il bilanciere del volume, fotocamera da 5 megapixel con autofocus senza flash LED, jack audio da 3,5, poi qua entrata per la micro USB, entrata per la micro SD, lato pulito, griglia per l'altoparlante di sistema. Il tablet, vediamo un po' se è già acceso. Ok, è già acceso. E come potete vedere, la scocca è stondata, mentre davanti abbiamo una fotocamera VGA. La memoria RAM è da 1 giga, mentre la memoria interna è da 8 GB, espandibili tramite micro SD, come abbiamo visto prima. Batteria da 4000 mAh. C'è il Bluetooth, c'è il Wi-Fi che è BGN, c'è l'accelerometro, il giroscopio e Android è alla versione 4.2.2. Vedremo come si comporterà questo tablet durante la video recensione che pubblicheremo tra qualche giorno dopo averlo testato a fondo.